Allora, il reddito di cittadinanza. Io vorrei dire un po' due cose essenzialmente e velocemente. Quando fu pensato nel Conte 1, nel 2018, io ero in commissione lavoro e quindi partecipai alla scrittura di alcuni articoli che oggi sono in quella legge, nessuno poteva mai immaginare il Covid. Noi lo avevamo solo pensato perché sapevamo, come sappiamo, purtroppo sono aumentati, che 1 milione circa e 200 mila erano le persone, anzi direi i nuclei familiari, perché molti singoli, ma altri non sono singoli, circa quindi poco più di 1 milione, erano le persone in povertà assoluta. Se moltiplichiamo per 2,5 circa, perché non è 3 purtroppo il fattore per cui bisogna moltiplicare, quindi non tutti sono marito, moglie e figlio, qualcuno il figlio non ce l'ha, ma se moltiplichiamo per circa 3, abbiamo 3 milioni di persone che, grazie al reddito di cittadinanza, allora erano stati tolti dalla situazione di povertà assoluta. Povertà assoluta significa che siamo di fronte a gente che ha perso il lavoro, o non ha lavoro, o lavora, ma ha un ISEE sotto la soglia che il reddito prevedeva di 9.290, vado a memoria. Allora, con questo reddito e con questa soglia ISEE, ovviamente, anche se lavori, sei considerato un povero assoluto. Penso però che, come è stato congegnato e attuato nel nostro paese, non sia stata una misura veramente efficace. Ammetto, perché al di là delle critiche, io sono stato quando in commissione bilancio, nel momento in cui si discuteva del reddito di cittadinanza insieme alla misura di quota 100. E si discuteva su quella che era anche la tenuta dei conti pubblici, in particolare per quota 100. E discutevamo, e io ero molto critico sulla cittadinanza, che poi la misura abbia in alcuni casi, come diceva anche il dottor Marziale, avuto un ruolo, una capacità di sostegno in momenti di difficoltà economica e dovuti ancor più alla pandemia e quindi a quello che è avvenuto questi ultimi 2 anni, sì, si può anche dire che è vero, ma non possiamo, e qui mi rimetto anche alla domanda del dottor Rao, non possiamo pensare che questa misura rimanga così com'è e non si tenga conto della necessità di una ampia riflessione e di una revisione di misure di questo tipo. Il motivo per il quale i centri per l'impiego non sono, diciamo così, stati implementati e quindi non sono stati utilizzati quei soldi per portare queste nuove assunzioni dentro i centri per l'impiego è perché molte regioni non lo hanno fatto. Allora io dico, lo dico al giurista, al collega e amico Dettore, dico maledetto, maledetta riforma del titolo quinto. Perché se tutto fosse stato centralizzato, io su questo spezzo pure, voglio spezzare una lancia a favore di questa riforma che chiamerei controriforma della riforma del titolo quinto, perché secondo me il motivo per il quale è fallito è perché questa materia è in mano alle regioni. Poi c'è la regione che ha fatto qualcosina e la regione Calabria, e do merito ad Occhiuto che ha preso il toro dalle corna e adesso sta dando un'accelerata, ma prima di lui si è fatto poco e nulla o nulla. Un'altra cosa che voglio sottolineare, il fallimento dei PUC, quindi di quei progetti che erano e sono in mano ai comuni, è legato al fatto che molti comuni non li hanno attivati, chi per motivi risibili, chi per motivi nobili o meno nobili legati all'assicurazione. Fatto sta che molti lavoratori non sono stati utilizzati e quindi abbiamo avuto anche subire, abbiamo dovuto subire la narrazione di chi ci diceva: paghiamo i ragazzi che percepiscono il reddito per stare in giro sul corso o andare in piazza a prendersi il caffè e a passeggiare. Perché è successo questo? Perché molti comuni non hanno attivato il PUC per tempo. Io non voglio fare nomi per evitare querele facili, però vi posso dire che ci sono sindaci calabresi che ho saputo, e in un caso l'ho anche sentito con le mie orecchie: non attivo i PUC perché se attivassi i PUC darei ragione a una misura e al Movimento 5 Stelle che funziona. Va
implementato e soprattutto io dico la politica deve prendere impegni da destra a sinistra che i PUC da misura obbligatoria è diventata una misura quasi facoltativa e discrezionale perché bisogna fare le politiche marce che denunciava il senatore Audino. Allora, se vogliamo rompere gli schemi bisogna partire dal fatto che i percettori del reddito di cittadinanza devono entrare in un circolo virtuoso. Fermo restando che mi è piaciuto molto l'intervento del senatore Dettore. C'è una piccola differenza, e chiudo perché siamo, credo, immagino, fuori dal limite. La Germania ha quasi 10 volte il numero degli accompagnatori del pseudo reddito di cittadinanza italiano, dove le politiche attive sono diverse, dove c'è un sistema di protezione sociale diverso, dove c'è un mercato del lavoro totalmente diverso e dove soprattutto le tutele sono completamente diverse. Noi siamo in una Europa geografica e monetaria, punto. In Germania i salari sono il doppio quasi dei salari italiani.